Tenerife è la più grande isola dell'arcipelago spagnolo delle Canarie. Ha origine vulcanica, è meta di turisti in ogni stagione, ma soprattutto è un paradiso della pesca. Già, perché le voragini abissali anche di 5.000 metri, il fondo roccioso combinato con sabbia, la temperatura del mare e le miti correnti rendono quest'isola una meta obbligatoria per ogni pescatore. Specie per gli amanti della pesca d'altura. Lo sa bene la persona che andremo a conoscere oggi, un toscanaccio duro e puro, capace però di trasformarsi in un giramondo per amore della pesca. Ho incominciato nel 2012 per scherzo e poi diciamo che è diventato un lavoro, hobby, passione o quello che sia, sono viaggi di pesca. Viaggi di pesca perché è sempre stato il mio sogno da quando ero bambino, andavo a pescare con la canna davvero nel fiume come facevano una volta, che ora va in mare e sono riuscito dopo anni a realizzare il sogno della vita. Tenerife è per me uno degli spot più vicini e più belli in assoluto della pesca d'altura e alla ricerca dei big che si trovano diciamo vicino a noi, che in Italia oramai è diventato quasi difficile trovare. Come tutti i pescatori di nuova generazione, Gianluca sa che oltre all'istinto e alla pratica, oggi ha a disposizione una nuova arma. Oggi c'è anche un grosso fattore, la tecnologia. La tecnologia ci dà dei vantaggi non indifferenti a quello che poteva essere qualche anno fa, che poi nemmeno tanti anni fa, insomma, si parla di non tanto. Oggi riesci veramente con gli strumenti che ci sono in commercio a individuare veramente tonni, dentici, riccioli, quello che sia. Utilizzo anche altre strumentazioni per vedere l'arrivo di pesci che ti arrivano magari in pastura che non riesci a vedere o non riesci a percepire con strumentazioni normali e da lì vedi il comportamento dei pesci, cosa mangiano, cosa vanno nell'esche tua e quello che succede e da lì ti comporti di conseguenza in base a quello che devi andare a insegnare, nel senso che in questo caso ci viene sempre usato per i tonni, queste robe qua. L'importante è sapere interpretare lo strumento che usi e niente, da lì scaturisci veramente quello che può essere, vai a insegnare, naturalmente non ti dico quasi cinico, ma insomma la preda proprio precisa e ideale che vai a cercare nella tua giornata di pesca, queste qua.